In una giornata così importante, il 25 novembre, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, anche il mondo dell'arte si mobilita con forza. Inaugurata questa mattina all'ex Palazzo Dogana in Largo Fiorillo, una mostra che, unendo la fotografia con la pittura, la scultura con la musica, riesce a fornire una riflessione sulla condizione femminile a tutto tondo. Grazie al Comitato Unico di Garanzia che in autorità portuale abbiamo istituito, abbiamo voluto dare un segnale importante anche quest'anno, anche con questa mostra. È una mostra proprio che si chiama, proprio dal titolo, Riparare le ferite. Abbiamo voluto aprire una finestra anche grazie a questa mostra, con la collaborazione appunto di artisti locali, sia di pittura ma anche di scultura, dare questo segnale. Un linguaggio, quello dell'arte, capace di oltrepassare ogni barriera e di parlare a ciascuno di noi. Sì, l'arte ha questa funzione nella società, è un linguaggio universale che supera i limiti delle parole e quindi arriva direttamente al cuore delle persone e in questo modo può produrre i messaggi più potenti. Una mostra a cura dell'associazione Despezziner, che è dedicata in modo particolare a tutte le donne che lavorano nel settore della portualità. Le donne fanno sempre più parte del contesto portuale. Con questa mostra il Comitato Unico di Garanzia ha voluto proprio parlare di loro. Agli Spezziner è stato infatti chiesto di mettere insieme il tema della violenza contro le donne con lo sfondo della portualità, che è il nostro contesto all'interno del quale ci muoviamo nel nostro lavoro. Noi usciamo ogni settimana con una rivista immaginaria, un modo per raccontare la nostra città. Abbiamo un collettivo che ruota intorno di circa 50 artisti e ognuno con il suo stile, ognuno con la sua sensibilità, si misura solitamente con un tema di Spezia. La sfida oggi era misurarsi con una tematica che, ahimè, occupa ultimamente anche le cronache, ma che è molto più profonda, ed è stato bellissimo vedere la reazione visiva di giovani di 20 anni assieme a quella degli artisti affermati.